Ciao a tutti e benvenuti alla mia nuova lezione del 9 marzo 2020. Oggi è il quarto giorno di sospensione delle attività didattiche e ho deciso di farvi fare un tuffo nel passato. Abbiamo visto nel passaggio dal periodo medievale al periodo moderno quanto fu importante l'invenzione della stampa di Gutenberg. Qualche lezione prima abbiamo visto anche le testimonianze, le primissime, per meglio dire, testimonianze della nostra lingua. Ma da dove è nata la scrittura? Lo scopriremo nella lezione di oggi dedicata alle civiltà della Mesopotamia, che ci faranno appunto fare un viaggio indietro nel tempo. La civiltà della Mesopotamia nasce lungo il corso dei fiumi Tigre e Eufrate, che si trovano in una zona che attualmente corrisponde all'attuale Iraq. È quella zona rossa che vedete nella vostra cartina sul lato destro dello schermo. Questi villaggi, che erano nati intorno al IV millennio avanti Cristo, si dedicavano in particolar modo all'agricoltura. Facendo un focus proprio su questa zona, notiamo come sia circondata da montagne. Abbiamo la catena montuosa del Taurus orientale a nord, i monti Zagros sulla zona est, deserti e steppe, col deserto arabico, nella zona invece ovest. Il Tigre e l'Eufrate nascono dalle montagne che sono a nord di tutta la regione. Il fiume Tigri, di preciso, dal Taurus nell'Armenia e l'Eufrate dal monte Ararat che si trova sempre in Armenia. Scendono verso sud-est e giungono in questa pianura centrale dove gradualmente si avvicinano l'uno all'altro. Come sempre e spesso vi ho detto, i nomi sono importanti. La parola Mesopotamia significa infatti terra fra due fiumi. In prossimità della zona dei laghi, quindi ben oltre la metà del loro percorso, i due corsi d'acqua iniziano un percorso molto parallelo e relativamente vicino fino a confluire non lontano dal mare, dal Golfo Persico, in un unico fiume, il Shatt al-Arab. Abbiamo detto che i villaggi di queste zone si dedicavano in particolar modo all'agricoltura. Però il clima non era particolarmente favorevole, in quanto si avevano degli inverni con piogge molto abbondanti e lunghi periodi invece di siccità nel periodo estivo. Cosa fecero queste popolazioni? Questi villaggi crearono dei sistemi di canali che consentivano la distribuzione dell'acqua verso i campi più lontani dei corsi d'acqua stessi, in modo tale che tutte le zone fossero regolarmente irrigate. Vi faccio vedere questa immagine perché questa è una lastra di bronzo che risale al 1500 a.C. e che ci mostra come intorno ad ogni campo ci fosse proprio un canale costruito appunto per questa necessità e l'attuale ricostruzione. Come vedete, vi sono le zone interne con dei campi dedicati appunto all'agricoltura e con i corsi d'acqua o i ruscelli che furono creati proprio intorno ad essi. Il controllo del regime dei fiumi e anche queste tecniche innovative di canalizzare l'acqua richiedevano una grande organizzazione del lavoro e inducevano anche una divisione proprio sociale del lavoro. Questo che vi faccio vedere si chiama Shaduf.
Lo shaduf era questa tecnica che consentiva di prendere l'acqua dalla parte inferiore di una determinata altura, per intenderci nella parte destra del vostro monitor, attraverso questo sistema. L'acqua poteva arrivare da un fiume o da un lago, e con questo sistema di carrucole venivano alimentati i canali a un livello più alto, fino a poter innaffiare i campi coltivati che si trovavano molto più in alto. La produzione agricola ebbe un notevole aumento. Inoltre, migliorarono le condizioni di vita, con un aumento anche demografico, e i villaggi iniziarono proprio a diventare delle città. Dopo, infatti, che impararono a costruire i canali e le dighe per l'irrigazione dei campi e gli argini anche per difendersi dalle piene dei fiumi, riuscirono ad aumentare la produttività di questi campi. Fu così che la popolazione aumentò e fu così che divenne sempre più numerose e i villaggi agricoli quindi si trasformarono in vere e proprie città. In campagna l'agricoltura e l'allevamento rimasero le attività economiche principali, mentre nelle città vi fu una differenziazione delle attività con uno sviluppo dell'artigianato e anche del commercio. Inoltre, le città ebbero questo importante ruolo. Infatti, divennero il fulcro politico e religioso. Qui nacquero dei grandi palazzi e magnifici templi di cui abbiamo grande testimonianza grazie soprattutto agli scavi archeologici. Questa è la ricostruzione di una di quelle città. Man mano che queste città si ingrandivano, andavano a influenzare anche le zone rurali, quelle dedicate all'agricoltura, e la società andava sempre più stratificandosi, andando a formare quella che corrisponde alla prima struttura gerarchica di natura piramidale. Le grandi famiglie dei nobili della città ottennero anche il controllo dell'agricoltura e dell'allevamento, che abbiamo detto prima apparteneva solo alle zone rurali, aumentando così la loro ricchezza. Era veramente una grande ricchezza, tanto che fu necessario la costruzione di solide mura proprio per difendersi. A difendersi anche per difendersi ci fu la necessità di avere anche dei veri e propri eserciti.